Buongiorno a tutti, cari amici. Siamo ancora nel corso dell'estate, ma non siamo ancora in vacanza. Dobbiamo parlare di questa crisi di governo che è importantissima, perché non è che interessa. Intanto le crisi di governo si fanno sempre l'estate, perché giustamente devono andare in vacanza, no? Vi ricordate? In situazione di vacatio parlamentari. Vi ricordate? I governi balneari, soprattutto quelli gestiti da un certo Leone, che poi sarebbe diventato presidente della Repubblica e che hanno fatto cadere perché non si prestava lui stesso. No, lo hanno accusato, accusandolo di cose assolutamente inaffidabili, sì. Insostenibili, eccetera. Tanto che l'hanno costretto alle dimissioni. Esattamente. L'unico presidente italiano che si sia dimesso di fronte a scandali di qualunque genere. È naturale. Però, che sennò dopo parleranno Dottor Vitali e Orazio. Andiamo. Perché sennò mi fate perdere il filo, e quello che devo dire oggi in maniera sintetica è un qualche cosa che è collegato e non è semplice farlo. Allora, anche noi non siamo partitici, quindi praticamente parliamo di questa crisi parlando di quello che sarebbe giusto rispetto alla situazione mondiale, a quella differenziazione tra elite e praticamente cittadini e praticamente uomini che sta dall'altra parte. L'elite premono, soffocano, costringono, mentiscono tramite per tutta una serie di mezzi e soprattutto utilizzano un ente, la Comunità Europea, che non è democratico, che emette provvedimenti pubblici, che è pubblico, ma che è gestito dalle istituzioni finanziarie. Quindi, fatta questa premessa, è chiaro che avere al governo due partiti che hanno questo impulso praticamente sovranista e praticamente impostato verso il nuovo è abbastanza positivo. Solo che quello che dobbiamo riscontrare e dire la verità è parlare dei provvedimenti di queste due formazioni politiche, perché l'una, la Lega, ha cercato di realizzare qualcosa che era utile per gli italiani, l'altra, il Movimento 5 Stelle, ha cercato di realizzare qualcosa che ha ritenuto morale, ma che purtroppo è profondamente sbagliata. E cerchiamo di dirlo partendo da questo schema qui. I precari, come sono stati trattati, soprattutto al Comune di Roma, perché gli altri comuni questo non è successo, dal Movimento 5 Stelle? Il solito, aforisma fra il fare e come si dice? Il dire e fare c'è di mezzo il mare. Ma qui c'è più di più. Perché praticamente qui c'è un oceano, altro che il mare, perché i precari di Roma, Marino non li aveva trattati così male, ma neppure i governi di sinistra, ma gli altri governi di sinistra, ma neppure quello di destra. Loro hanno trattato peggio di tutti gli altri. E perché? Perché hanno messo delle norme ancora peggiorative di una situazione che è stata condannata più volte con sentenza dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Ne abbiamo già parlato e io sto parlando adesso in generale, non posso parlare ancora di questo tema. I precari, poi il blocco che hanno messo alla Lega nei confronti praticamente della situazione tributaria, i cittadini italiani dopo 20 anni di sfruttamento, di sopraffazione, di ingiustizie in cui sono stati concessi delle situazioni illegittime e disumane. Molte persone hanno perso la vita, molte aziende sono state chiuse, nonostante praticamente Equitalia, se avesse agito con legittimità, avrebbe fatto guadagnare all'Italia molto di più, alle casse del governo italiano, piuttosto quelle che ha fatto perdere, attaccando e considerando tutti i contribuenti come se fossero degli evasori incalliti, mentre la maggior parte dei contribuenti o non aveva i soldi da pagare o aveva commesso degli errori tecnici, eccetera, eccetera. E che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle? Ha bloccato il condono. Il condono è una cosa sacrosanta. No, anche perché l'anno, come si chiama?
quello ogni 7 anni, il giubileo o sì, comunque vabbè, io, non lo sappiamo. l'anno sabbatico è sempre esistito, da che esiste la storia. La remissione dei debiti in tutte le culture dopo un certo periodo è dovuta, perché a cominciare da Roma. L'elite non lo vogliono perché chiedono invece e cercano di mantenere un sistema in tutto il mondo in cui le persone siano sempre oggetto di debito, perché certo, così gestiscono, ricattabili, certamente sono ricattabili. Allora dicevo, hanno bloccato questo condono, e il condono è una cosa benedetta, perché noi non siamo in Svizzera in cui l'amministrazione finanziaria è legittima e si comporta bene. No, ma soprattutto... Aspetta, no, fammi finire, no, concetto, sono una cosa perché sennò... In Svizzera si comporta bene perché l'emissione monetaria è fatta dalla Banca di Svizzera secondo un principio di genesi monetaria completamente diverso dalla comunità europea. E soprattutto in un regime fiscale completamente diverso, perché il regime fiscale e il regime di emissione monetaria vanno di pari passo, devono essere conferenti, afferenti. Quindi, tra di loro, perché dire che il condono è una cosa sbagliata? Dopo anni di vessazioni, ingiustizie, illegittimità commesse e crudeltà umane commesse dall'amministrazione tributaria italiana, con quelle leggi che hanno fondato, che ha fatto la destra, no, ma soprattutto nella disparità di trattamento fra multinazionali soggetti professionali, artigianali, commerciali. La piccola industria, che c'ha un senso, perché devo dire delle cose, poi non ce la faccio. Era una precisazione. Quindi, blocco, è benedetto il condono fiscale quando ci sono state tali vessazioni. È una cosa che ripristina, non completamente, ma in parte attenua l'illegittimità commessa dalle istituzioni. Poi ci sono i debitori veri, quelli vanno colpiti, ma questo è ovvio. E poi che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle? Ha eliminato la prescrizione, un istituto che permea tutte le democrazie occidentali, che è una garanzia. Loro che cosa fanno per essere morali? Eliminano la fonte dell'immoralità, come per dire, io invece di non commettere peccato con questa mano mi taglio la mano. E no, tu non sei morale a questo punto, sei gravemente immorale, perché tu non puoi costringere una persona tutta la vita a avere un processo, ma fai delle norme che consentono più veloce il processo. È talmente semplice. E torniamo... Anche Berlusconi c'era arrivato con la legge del 2005, l'82 del 2005. Poi la flat tax non è stata consentita, non gliel'hanno consentita alla Lega. E invece abbiamo visto da studi, questo abbiamo indicato una puntata proprio su questo, che invece è molto positiva. Studi e poi la cosa peggio di tutto, la TAV, ne abbiamo già parlato tante volte. Io ho preso quel treno, mi hanno detto che praticamente Parigi, Marsiglia, Parigi e Torino sono la stessa distanza. Io ci ho messo 7 ore per arrivare a Torino, mentre Parigi, Marsiglia 3 ore. Mettersi in testa che quella era un'opera che non doveva essere fatta, nonostante il fatto che hai stipulato un trattato, voce, hai preso praticamente delle responsabilità contrattuali, e non solo contrattuali, con la comunità europea e un altro paese, la Francia. Il fatto che l'opera fosse iniziata e il fatto che finalmente la comunità europea aveva disegnato questo percorso, questo corridoio, in cui poi la Pianura Padana, abbiamo parlato tante volte, la Pianura Padana diventa il centro commerciale. Loro sono insistito, il Movimento 5 Stelle, a dire che era un fatto illegittimo, che praticamente ci avevano guadagnato sopra, speculato sopra gli interessi, chissà chi, la mafia. E allora colpite la mafia. Non che blocchi le persone che vogliono il treno, blocchi il lavoro. Allucinante quello. Non solo, caratteristica demenziale. Hai fatto una battaglia anche quando sapevi che l'aveva persa, anche quando sapevi che avevi perso quei disperati che girano per la notte. Lo stesso hai fatto praticamente una mozione
poi, nonostante il capo del governo, che è delle tue fila, avesse detto che l'opera, giustamente, costava più fermarla che mandarla avanti. Ma allora sei scemo. E guardate, si può sbagliare tecnicamente, soprattutto se si rivendica a questa formazione politica una certa onestà di partenza. Ma quando gli errori sono così gravi da sfociare nella cretineria, come quello della NOTAV, e quando sono così negativi da prevedere la prescrizione, allora qui diventano pericolosi. Perché qualsiasi formazione politica che commette errori, che anche che gestisce a favore dei potenti e delle elite la cosa pubblica, è meglio di un partito che diventa il partito dei giudici. Perché se tu promuovi la prescrizione, l'eliminazione della prescrizione, tu promuovi il processo a vita a favore del partito dei giudici, che in Italia, non dico l'unico, perché questo forse non lo posso dire, ma probabilmente sì, l'unico esponente. In Italia esiste il partito dei giudici, ne abbiamo già parlato una volta, e se tu fai una cosa di questo genere, allora moralmente devi pagare, perché la tua prima responsabilità non è politica, perché in politica possono tutti sbagliare, ma è morale, e ti sei gravato di una macchia che chissà se riuscirà un giorno a colmare. Buona estate a tutti, sono convinto che ci risentiremo prima che parto. Nel frattempo ci sono Orazio e il dottor Vitali. Vai te. Devi fare questo commento, perché è conseguente a quello che ha detto lui. Io devo dire altre cose. Sono stato molto bello. Me lo metti questo, me lo metti là, per favore. Di sopra, attento, non fa cascare. No, non te devi alzare. Cari convenuti. va bene, convenuti. Così è edulcorato, no? È vago. Allora, quello che diceva l'avvocato Cerchiara è il concentrato, il surrogato di un misfatto che dura da 7 anni e mezzo, più o meno. Perché i cari signori grillini, quando lo dicevamo noi che erano una banda di delinquenti inventati da Sassoon, parente, nipote del signor Rothschild, di uno dei Rothschild, del Lord Rothschild, e anche lui Sassoon Lord, ricordiamocelo sempre, uno dei 5 firmatari in istitutori del Movimento 5 Stelle, era Sassoon, noto discendente di altrettanto famigerata nota famiglia di negrieri, no, di negrieri veri, appunto, che sono negrieri veri, non per modo di dire, schiavisti, che guarda caso dopo 200 anni torna di voga lo schiavismo attraverso le zattere dei boat people, non quelli vietnamiti ma quelli mediterranei, no, giusto? Come no? Allora, che vuol dire? Vuol dire che siamo in una fase molto liquida, fluida, flessibile, morbida, malleabile, plasmabile, assolutamente plasmata, non plasmabile, addirittura plasmata, ma da decenni prima, perché progetti così ampi, così ampia portata, non li inventi 3 giorni prima del fatto. Non è che il processo di disgregazione dell'accordo fra la Lega e i grillini è avvenuto ieri. È avvenuto ieri nella fase culminante, ma era fin dall'inizio studiato un programma di governo, di governo di coalizione, che coalizione non poteva assolutamente sussistere perché era del tutto diametralmente opposto al progetto politico della Lega da quello del Movimento 5 Stelle. No, anche perché il progetto della Lega è sempre stato coerente con se stessa, dal momento in cui la Lega è nata, la Lega c'ha quella direttiva, ed è molto importante. Ma infatti la Lega è un partito con tutti i pro e i contro di un'essenza del genere, perché ha dei valori condivisi storici, ha un programma storico, ha una serie di identità che amalgamano i
gli elettori saranno unilaterali quanto voi, però sono legittimi. Ma sono legittimi e coerenti e anche monolitici, nel senso che sono loro e la loro immagine, la loro personalità è ben chiara e definita sia all'interno del partito sia all'esterno. Viceversa, quando arriva un testa di cazzo di Sassoon e un ancora più testa di cazzo di Roberto Casaleggio, Gian Roberto Casaleggio, è un comico di quarta categoria come Beppe Grillo, che avrebbe dovuto fare il lustrascarpe, non il comico, perché il comico è troppo di rilievo. Il comico prevede un ragionamento, un cervello, una capacità critica, una capacità sardonica, ironica, eccetera. No, qui non c'è niente. Tutti i suoi monologhi che faceva lui se li imparava sicuramente a memoria, perché non può essere farina sul sacco, tant'è che quando andò a lezione da Auriti, sì, apparentemente aveva imparato, ma evidentemente non ha imparato, perché se poi all'ultimo momento ha cambiato idea, vuol dire che era solo una recita, non era un convincimento profondo. Quindi, per tornare al discorso, una triade come Sassoon, Casaleggio e Grillo, che servivano come pilastri per sostenere un non partito, un non movimento, un non programma, che già di per sé dice tutto, fin dall'inizio. Cioè, se uno sa leggere le parole, cioè uno che si dice noi siamo un non movimento, non siamo un non partito, ma che cazzo stai a dire concettualmente? Come si dice? È un ossimoro. Loro potrebbero obiettare che hanno introdotto il reddito di cittadinanza. Ma non è vero niente! Il reddito di cittadinanza che abbiamo introdotto noi come programma politico. Noi di reddito dei cittadini. Era captato subito da loro. Ma va bene, ma l'avesse fatto come dicevamo noi, cioè con l'emissione straordinaria di denaro. Cioè non andando a reperire, raschiando il barile di qua di là, non si sa manco quanto cazzo hanno reperito o meno, no, andando ad emettere moneta, creando deficit, creando inflazione, ma creando lavoro, creando benessere, come facevano i governi Andreotti, i governi del Craxi, dal 1960 in poi, anzi 55 e anche prima in poi. Quando sì c'era, io mi ricordo bene che mio padre comprava i buoni del tesoro a 22% o 24% di interesse annuo, quelli triennali davano il 24% di interesse annuo. Mio padre aveva 60 milioni, avevamo venduto un terreno, l'ha messo in banca, nel giro di 3-4 anni si sono raddoppiati. Ed era un finanziamento diretto dello Stato. I buoni del tesoro, i CCT e i CTV, ce l'avevano solo i cittadini italiani, non ce l'avevano le multinazionali come la Morgan Stanley, la Namura, giapponesi, cinesi, eccetera, la Cassa Depositi e Prestiti che sono comprati i cinesi, eccetera. Era tutto italiano. Doveva ancora arrivare quel figlio della gran puttana di Prodi. Capito? E quelli prima. Ma poi è entrata la Comunità Europea. Certo. Allora, per tornare al discorso, diciamo, e proseguire il filone aperto dall'avvocato, il problema non è tanto quello che è successo adesso, ma una intenzionalità volontaria di distruzione di apparati dello Stato. Con la mimica e con l'apparenza della volontà del mantenimento dell'onestà con l'H davanti, quando poi abbiamo dei processati, abbiamo degli indagati, esattamente come tutti gli altri partiti o non partiti che si chiamino. Quindi è solo una facciata di buonismo, ulteriore buonismo, ancora più deteriore di quello del PD, dei pseudo comunisti che di comunista non sanno più nulla. O dei gesuiti. La signora Cirinnà, mi sono andato a indagare in questi giorni perché ho letto. Dillo pure, signora. La signora Cirinnà, in tutte le sue assunzioni logiche e semantiche, c'ha una bella tenuta in quel di Capalbio di 130 ettari. Soprattutto a Capalbio. A Capalbio. Non ti devi mai distaccare da Capalbio. Forse andassi nel. In quel di Capalbio che, guarda caso, promuove nelle sue sedi istituzionali.
che lei produce un ottimo vino, dicono, poi sarebbe da vedere anche. Ma lei è la portabandiera praticamente delle coppie gay, e certo, LGBT gay tipi puta cacucucre che doba da di. Sono loro signori. 47 modalità di genesi sessuale. Non lo so che faranno i bicazzi, i biculi. Dai, che no, sì, sì, bisogna dirlo. Bisogna dirlo perché è troppo. Come di quel tale che aveva tanti prepuzzi. 31. 31. Prosegui. Allora, per iniziare a seguitare, quindi questa era una premessa dovuta, perché quello che è successo adesso e anche negli ultimi 6 anni e mezzo da quando erano all'opposizione a quando sono stati poi al potere, è stata tutta una bella programmatica operazione studiata decenni fa per finire di distruggere il senso comune logico di città, dico quello che è successo oggi. Lo sai che falsificare un documento non è più un reato? È uscito oggi. Non è più un reato. Se il documento è la fotocopia o la copia, diciamo, falsificata di un documento esistente, esiste ancora il reato di falso in atto pubblico. Se invece è una copia autogena, che uno si produce da sé falsificando, quello non è più un reato. Ok, io direi di concludi, dai. Andiamo avanti. Allora, cominciamo, no? Concludi. Allora, bisogna ricordare, facciamo un po'... Qua c'ho 8 fogli di attilo scritti, non ve li leggo tutti per pietà. No, ma fai la sintesi. Faccio una sintesi. Allora, faccio solo le sigle. Ilva. TAP. TTCP. Banche. Le banche, dicono che le banche non vanno finanziate. Il Monte Paschi di Siena, 24 miliardi, è un obbrobrio, è un'oscenità. Però per la Cassa di Spari di Genova invece si può fare. Com'è sta storia? La Lega, il Movimento 5 Stelle non si alleerà mai con i partiti politici che hanno contribuito a disastri in Italia. La Lega ha governato tanti anni con Berlusconi e andrà per la sua strada e noi per il nostro conto. Alessandro Di Battista l'ha detto anche poco tempo fa. Te lo ricordi? E poi... Andasse tu. Il Premier non eletto. Ma tu che cosa stai leggendo? Perché se io... Fammi che poi facciamo capire... È la dichiarazione di... Dichiarazione di loro. Ah, ecco, dillo, perché uno... Sì, sono loro di... fra virgolettato, l'ho letto, l'ho detto. No, Alessandro Di Battista questa per far capire a chi ascolta. Certo, Alessandro Di Battista l'ha detto pure un paio di mesi fa quando siamo andati all'ultima conferenza che ha fatto lì e dove abbiamo rilevato che il povero Alessandro Di Battista è veramente molto esangue di cerebro, diciamo così, ecco, no? Poca circolazione sanguigna nel cervello. Purtroppo, vabbè, insomma, è un bel personaggio, bel fisico, bella struttura fisica, però lì rimane. Premier non eletto. E invece poi l'hanno fatto. Loro dicevano che il Premier andava eletto, no? E invece non è eletto e non hanno detto niente, non hanno avuto niente da sindacare. Poi ancora il TAP che ho detto prima. Il TAP a cui si chiama? Tralasciamo anche qua perché sennò la cosa va troppo per le lunghe. E a proposito delle trivelle, e a proposito del MISE, e a proposito... Il MISE sarebbe quell'apparecchio che serve, quell'apparecchiatura che serve... A Venezia. E poi... Avevano detto, no, dillo un po' più. Ma no, lascia stare, troppo lungo. È troppo lungo. E sì. Poi la TAV che tu hai già... è già costato una cifra astronomica. 10 miliardi. 10 miliardi! Non funziona, ma qui c'entrano poco perché è cosa storica oramai, però loro hanno contribuito e ci hanno mangiato ad aderire. Ci hanno mangiato anche l'amministrazione comunale di un certo... I parlamenti che andavano avanti a voti di fiducia, no, tutti a criticare Gentiloni, Matteo Renzi, Mario Monti e così via, no, che passeranno alla storia per un periodo offuscato dell'Italia, no? Come la prima orda dei godi, dei visigodi, degli unni che ha trascinato con sé tutta la nobiltà romana. Le elite hanno preso, no? Il potere in Italia direttamente. Non ho capito. Le elite. Sì, certo. Hanno solo come frontman
un signore che si chiama Di Maio, che vendeva i gelati allo stadio, perché quello è il suo livello di capacità imprenditoriale, di se stesso, no? Non a caso inventato. Inventato, certamente, ma l'hanno scelto. Non cioè, è che, inventato. Non è che l'hanno messo lì per caso. E poi ancora... aspetta, ci andiamo, arriviamo. E loro parlano sempre di moralità, no? Perché dicono che sono... che sono quelli che per la prima volta... Aspetta, ascolta, poi dopo rispondi. No, rispondi te. Poi, il mandato zero, cioè mai più di due mandati, adesso tre vanno bene, no? Poi, niente alleanze abbiamo già detto, il limite dei due mandati abbiamo detto, il reddito di cittadinanza individuale a 9 milioni di persone, fino a 1.950 euro per una famiglia di 4 persone. Hai visto 9 milioni di persone che hanno preso reddito di cittadinanza e che hanno preso fino a 1.950? Mia moglie l'ha chiesto il reddito di cittadinanza, non gliel'hanno dato. Ma poi è ristrettissimo. È fatto per quattro amici loro, ovviamente, no? Poi il referendum sull'euro. L'euro che non è, facciamo la sforatura al limite del 3% nel rapporto deficit-PIL. E poi fermate la TAF. La TAV, fermate la TAP, no all'immunità parlamentare, il Premier deve essere scelto dal popolo, come ho detto, da chi è indagato deve dimettersi subito, come la Raggi dimostra, i vaccini, di mortacci loro, i vaccini che... No, loro sono andati al governo grazie alla ribellione contro... Ai 2 milioni di voti che hanno preso anche dai Novax. E hanno tradito immediatamente, non solo non hanno fatto decadere la legge o abrogato la legge in parte, primo tempo avessero... ma quando mai la taverna ogni tanto usciva fuori come la lucciola per lanterna, la taverna, così fa pure rima tre volte, no? E diceva no, basta con questo scempio, no, i bambini, no, l'hai sentita più te? No, non si è più sentita. E poi ancora diceva Beppe Grillo stesso, pubblicava sul suo blog un post, ora rimosso ovviamente, intitolato "Di vaccini si può morire", lo diceva il grande Vate, l'immortasci sua. E poi ha cambiato idea Grillo. Sì, sembra di sì. E poi ancora, dopo un intenso colloquio con i rappresentanti di Big Pharma, allora aveva messo nel 2009, appunto, la triade, un programma, questo non si sa, ma io lo so perché li conosco bene, avendoli denunciati una ventina di volte, e fra l'altro costringendoli pure a dover riscrivere due volte il loro statuto, te lo ricordi? Ah, sì. Due volte gliel'ho fatto riscrivere. Il non statuto. Io e lui. Il non statuto. Capito? Gli ho fatto riscrivere due volte perché li abbiamo denunciati, giustamente qualcuno gli avrà detto guarda che se non lo fai ti fanno un bel culo, e quindi giustamente ha pensato bene che era meglio modificarlo. Adesso il partito è suo, del nipote e del commercialista, è loro, è un partito privato, se mai ce ne fosse bisogno. E, 10 anni fa Beppe Grillo teneva a battesimo la sua creatura all'insegna del onestà con l'H davanti, della difesa della scuola e dell'ambiente, ma ora c'è il governo del cambiamento, le bandiere di un tempo sono state tutte ammainate. E poi, insomma, senza andarvi a tediare, 120 punti di programma c'aveva nel 2009 il Movimento 5 Stelle. Se non risolviamo questo tema gli altri diventano inutili, diceva Grillo 10 anni fa, prima di chiedersi chi cazzo è il prefetto, lo diceva lui, e a auspicarne la cacciata. Riduzione a due mandati per i parlamentari per qualunque carica pubblica, tonava. Per ora la regola regge, visto che nelle scorse settimane Di Maio ha voluto tenere il punto dopo tante giravolte verbali sul tema, ma saremo a vedere ovviamente, no? Tralasciamo altre cose a proposito dell'associazione Rousseau, delle votazioni online, no? Che votano 40.000 a, diciamo... della cricca loro, che però decidono delle sorti di 9 milioni teorici ormai, sì, esatto. Teorici di elettori. E poi lasciamo stare altre cose, parlando della salute, piccolo intoppo sulle vaccinazioni. Poi la ministra Grillo diceva la morte del servizio sanitario nazionale, c'è il via libera del ministro Grillo, addirittura non del Grillo
Sono due grilli che cantano un'estate, i grilli, sì, come le cicale, esattamente, non come le formichine. E allora, però sono a favore anche degli F-35 che costano ben 35 milioni, anzi 3,5 miliardi di euro ognuno. Più i danni che fanno quando cadono. Quando cadono. Vabbè, poi le varie ecotasse che hanno permesso di mettere nelle nuove legislazioni, il governo del cambiamento ha invertito la rotta del debito pubblico finanziando per 10,2 miliardi ad ottobre la restituzione di questo presunto debito che fino a qualche anno fa anche loro dicevano che era illegale, no? Però adesso invece pagano. E poi la RAI lottizzata che volevano risanare, ci hanno messo il loro bel rappresentante, il quale non fa un cazzo esattamente come prima. Però ieri, questa è nuova, questa non la sai manco te, ieri è uscito un trafiletto per cui adesso c'è l'AGCOM, a cui abbiamo fatto un bel culo, che ha ripensato bene sulle denunce che facevamo noi a proposito della pubblicità sul gioco d'azzardo e a proposito della pubblicità degli infanti, sugli infanti, no? Della mercificazione del volto, dell'immagine degli infanti per pietire, per far versare i soldi alle varie, esatto, onlus detenute sempre dai loro signori. Allora, l'AGCOM finalmente si è sentita un bel cazzo su per il culo, così ci capiamo bene, ha capito che stava girando molto male, perché i loro protettori stanno cadendo ad uno, e quindi anche loro devono cominciare a fare le cose per cui sono stati delegati e nominati a quel ruolo. Quindi andiamo avanti ancora, non è mica finita, eh? E poi la RAI l'abbiamo detta, e poi ancora, aspetta che... Faccio l'elenco così, ecco, questo qua è una foto che gira in rete da qualche tempo, ma è sempre emblematica, sintetica, concisa. Allora, Movimento 5 Stelle, ieri e oggi. Ieri no TAV, adesso sì TAV. Ieri no VAX, adesso sì VAX. Ieri no TAB, adesso sì TAB. Ieri no ILVA, adesso sì ILVA. Ieri no euro, adesso sì euro. No F-35, sì F-35. No tre mandati, sì tre mandati. No alleanze, sì alleanze. No in TV, sì in TV tutti i giorni massicciamente. No premier eletto, sì premier. No elettrosmog, sì 5G. L'hanno firmato anche loro, il decreto legge. E poi no con indagati, sì con indagati. Sì streaming, no streaming, manco più fanno le votazioni in streaming. Sì impeachment, no impeachment. Ecco, ho voluto concludere così. Questo qua con un è eccezionale, questa cosa che hai detto adesso, perché è schematico, rende. Fallo vedere ancora. Lascialo qualche secondo. Naturalmente noi, come ho già detto prima, non è che andiamo contro per quel partito. Però dobbiamo dire le verità. Siamo per la legalità, che è una cosa seria. Appunto. Che è una cosa seria. La legalità è anche nella morale e nella coerenza. Consenti, devo dire una cosa rispetto a quello che ha detto lui. Sì, prego. Vieni. Allora, voi sapete, innanzitutto, c'è un altro praticamente cosa che, tra tutte le cose che ha detto, tutti i punti che ha individuato praticamente Orazio, ce n'è uno importantissimo che riguarda il diritto comunitario. Hanno votato per un commissario che ha partecipato alle crudeltà e alle disumanità prodotte nei confronti del popolo greco, per il quale l'attivista tedesca Angela Oesling-Rosen ha scritto più di 50 pagine in inglese, invocando che essi, che gli organi della comunità europea hanno violato
hanno posto in essere nei confronti dei greci crimini contro l'umanità. Beh, il Movimento 5 Stelle è l'avvocata. E io poi mi voglio solo, è entrato pure nel partito della maggioranza in Europa. Non ce lo scordiamo mai, okay. Che loro che dovevano fare l'accordo con Farage, cioè dovevano fare con quell'altro inglese che non mi ricordo più, no? Tutto andato a puttana, ormai basta, perfettamente allineati col regime, non c'è niente da fare. E mi voglio invece raccordare con le considerazioni che giustamente ha fatto Orazio sulle pubblicità, quelle che pietiscono quei bambini, perché Giorgio sa che io da tempo mi sto calcando su questo tasto e sto dicendo, dal punto di vista giuridico, che così come esiste il diritto pubblico e il diritto privato, devono esistere i cittadini e le istituzioni di uno Stato. Sono le istituzioni e non i cittadini che devono essere bombardati e curare i bambini che stanno male, perché sono una questione sociale. Se il pinguino sta male, se l'orso praticamente non si trova più nel suo paesaggio perché cambia il clima, sono le istituzioni, e questa volta dovrebbero essere anche internazionali, le istituzioni internazionali non dovrebbero solo svolgere il compito praticamente di raccattare tutto quello che è possibile dal punto di vista finanziario per rendere poveri i cittadini e gli stati membri. No, aspetta, a questo proposito, a proposito del pareggio di bilancio, in cui la Germania faceva la leader e hanno rovinato la Grecia, adesso, ieri, la Germania ha chiesto all'Europa di poter esorbitare dal 3% del... Mentre l'Italia non viene concesso mai nulla. No, aspetta, ma pare che c'ha bisogno di finanziamenti esagerati, perché lì la produzione industriale tedesca, dati di ieri, è caduta del 5,2% annuo. Perché troppi temi, uno ha preso... No, questo per dire che la Germania ha fatto i suoi cazzo di interessi. Sono per 30 anni d'accordo. E ha rovinato l'economia europea, italiana e greca. Perché se no la persona che ascolta non può capire. Allora, diritto pubblico, diritto privato, sono stati stravolti dalle elite e mischiati insieme. La comunità europea è un ente pubblico che è diretto dai privati. Devono essere distinti. Pubblico, istituzioni, privato. Tutte queste pubblicità, tutte queste necessità, devono essere colmate dalle istituzioni. Le istituzioni che ci stanno a fare? No, ma ci sono le leggi. È proibito usare l'immagine dei bambini. Noi l'abbiamo denunciato questo tantissime volte. Siete stati bravissimi. Perché oggi la cosa più difficile al mondo è capire la verità, e certe volte uno che vede un bambino piangere in televisione pensa che le persone come voi abbiano fatto una cattiveria. No! La cattiveria la fanno chi chiede la pubblicità ai cittadini, non perché io non posso dare, posso aiutarli, ma lo devo fare di mia spontanea volontà, senza pubblicità, e comunque mentre sussistono delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali che ricoprono questo compito, che assolvono questo compito. Esattamente. Per questo, buona estate a tutti. Adesso arriva il dottor. Aspetta, che io devo salutare anch'io. Tu hai salutato professionalmente, io faccio il saluto romano. Allora, con la mano sinistra. Con la mano sinistra. So long. Vai, tocca a te. Questo che significa? Aspetta, perché...